Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di impianti zigomatici e pterigoidei per la riabilitazione del mascellare atrofico e andremo proprio a vedere un caso di un paziente che si è ritrovato senza denti. Per farlo, ho il piacere di essere in collegamento da Roma con la dottoressa Maria Suciu. Buonasera, dottoressa, e benvenuta. Buonasera. Dottoressa, quindi dottoressa, che cosa sono questi impianti zigomatici e pterigoidei? Allora, parliamo di odontoiatria. Impianti zigomatici e pterigoidei sono dei impianti che praticamente vengono messi come ancoraggio per sviluppare una protesi fissa in un paziente dentulo, praticamente senza denti, senza innesti dell'osso, che praticamente l'innesto dell'osso viene, i tempi di osteointegrazione è molto, molto lunga. Noi abbiamo cercato di progettare sul computer questi casi senza innesto dell'osso. Quindi stiamo parlando di un paziente praticamente privo dei suoi denti, quindi un lavoro abbastanza. Dottoressa, quindi viene utilizzata una chirurgia computer guidata per poter fare un'operazione del genere? Si può fare anche computer guidata, anche tradizionalmente a mano libera. Però quella computer guidata è anche senza nessun taglio. Si fa una guida chirurgica e si progetta il caso insieme ai altri colleghi e insieme al tecnico. Progettiamo e poi facciamo intervento. Quindi Intervento con dottoressa, il proprio. per capire bene come funziona, quindi e anche per andare a vedere qual è poi il risultato, parliamo del caso, vediamo il caso. Il paziente viene con una protesi mobile e noi facciamo una radiografia, un tappo, un 3D e noi sviluppiamo. Facciamo il progetto, inseriamo gli impianti sul computer, dopodiché viene sviluppato il modello e la bima chirurgica. Poi nello studio viene fatta un'anestesia locale o anche semiconsciente e si facciamo l'intervento. L'intervento è questo che vi faccio vedere, è senza tagli. Si monta la bima chirurgica, si fanno dei fori nell'osso e si inseriscono gli impianti come nel progetto. Poi il caso si può caricare anche immediatamente o altrimenti se gli impianti non sono stabili, perché devono avere una stabilità primaria. Se non hanno questa stabilità primaria, non si carica subito. Lasciamo 3 mesi per la osteointegrazione dell'impianto e poi facciamo la protesi fissa, ovviamente. Abbiamo più protesi fisse, avvitata, cementata, più tipi di denti, zirconia, metalloceramica e altri tipi di materiali che usiamo in questi casi. Quindi nel caso in cui quindi non sia stabile si aspettano 3 mesi, ma in questi 3 mesi nel frattempo il paziente come rimane? Rimane con un provvisorio? Con la protesi sua, con la dentiera sua, non va via senza denti. Se non ce li ha, lo facciamo noi, una protesi provvisoria, mobile, in questo caso, perché non c'ha appoggio.
Quindi una volta che quindi sono passati eventualmente questi 3 mesi, quindi che si aspetti che l'osso si sia ricostituito, si può procedere al completamento del lavoro. Ma i risultati quali sono, dottoressa? I risultati sono bellissimi, il paziente è soddisfatto, è una soddisfazione grande anche a Certo. parte del medico, anche a parte del paziente. Perché praticamente poi alla fine il paziente che è arrivato da voi praticamente senza denti si trova con una bellissima, tra l'altro, dentatura perché la può anche scegliere, quindi bella oltre che funzionale. Possiamo scegliere il modello dei denti, la forma, il colore. Vi faccio vedere anche questi denti che i pazienti poi non c'ha più problemi di che casca la dentiera, che è un lavoro fisso. Perfetto. Quindi la scienza è proprio, siamo arrivati a dare una soddisfazione nostra e anche perché venendo una situazione critica senza poter mettere impianti tradizionali, noi facciamo questi casi molto complessi, senza inestosio, senza aspettare lunghe attese dell'osteointegrazione dell'osso, dei nesti ossei, perché sono da 6 mesi a 9 mesi quando noi facciamo il rialzo del seno mascellare, dobbiamo aspettare. Poi non è detto che questo osso rega nel tempo, mettendo impianti pterigoidei e zigomatici, a parte gli impianti tradizionali, ci dà un risultato bellissimo. Un certe volte possiamo carcarli immediatamente, altre volte aspettiamo questo 3 mesi, però non è un lungo termine che il paziente deve aspettare per l'integrazione dell'osso, dell'innesto osseo che dobbiamo fare. Quindi, dottoressa, possiamo rassicurare che anche in quei casi più critici in cui viene a mancare l'osso, la soluzione esiste? Sì, esiste, sì. Mancanza di osso viene per i trattamenti non andati a buon fine o tumori o grandi infezioni venete nel tempo per non poter il paziente andare al dentista a curare i denti al tempo opportuno, quando c'è bisogno, perché sono anche questi tipi di pazienti che non hanno questa possibilità. Poi prende un dente, perde un altro e quindi rimangono anche senza denti persone giovani, molto giovani. Quindi quando c'è un'infezione e questa infezione si sviluppa e praticamente mangia tutto l'osso, alla fine arriva da noi senza osso, senza poter mettere impianti tradizionali. Poi se devi fare rialzi del seno mascellare i tempi sono lunghi, quindi facendo così il paziente riesce a fare una vita sociale, una vita normale, perché è difficile andare con la protesi, non potendo mangiare, Certo, si muove, ecco. implica anche insomma la vita sociale ne viene meno praticamente. Invece così in un tempo relativamente breve si riesce poi ad avere una dentatura bella e funzionale. Benissimo, dottoressa, io la ringrazio moltissimo per essere stata qui. A presto. Grazie, a presto. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Io vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.